Ancora incredula e sconvolta, la comunità di Torre Maggiore nel Foggiano ha rivolto l'ultimo saluto a Massimo De Santis, il barista 51enne assassinato con 23 coltellate nella notte tra il 6 e il 7 maggio dal panettiere 45enne reo confesso Taulant Malai, perché ritenuto essere l'amante della moglie Tefta Malai, rimasta gravemente ferita. Gremita la chiesa di Gesù Divino Lavoratore, in tanti, nonostante la pioggia, si sono stretti intorno alla famiglia dell'uomo nel giorno in cui l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. Previsti per lunedì i funerali della 16enne Jessica Malai, vittima della furia del padre per aver tentato di proteggere la madre. C'è stata molta partecipazione. Personalmente conosco bene la famiglia. C'è anche un legame di parentela per via dei nonni. Ogni tanto, quando capitava, approdavo anche io al bar a pigliare un caffè offerto dagli amici. Quindi ricordo bene questo ragazzo molto discreto e grande lavoratore. Lei ha parlato di demone della gelosia. È un discorso generale, perché non c'è niente. Per questo all'inizio dell'omelia ho detto silenzio alle chiacchiere, alle illazioni, alle notizie dei soliti ben informati. Si addice soltanto il silenzio. Io penso che chi avesse sussurrato all'orecchio dell'assassino qualcosa dovrà sentire rimorso.